Allora, aspettate, mi sono persa. Ah, Mitsuki era lei. Non me lo ricordavo. Mortisia, chiedi di Mortisia. Come sta Mortisia? Sì, è piuttosto in gamba e si è anche un po' ripresa dopo la morte di Gomez. Meno male. Fa freddo. Che ne dici di tornare a casa? Oh, non vorrei, ma credo che sia proprio il caso. Altrimenti qui moriremo di freddo. Quindi, terminiamo in anticipo e andiamo a casa. Eccoci tornati a casa. Andiamo a prendere qualcosa da bere, va? Che mi sa che qui non c'è. Accidenti, ma non ho messo il bar qui. Ah, eccolo, dicevo. Allora, prepara una bevanda speciale. No, così no. Prepara una bevanda per tutti. Vai. Questo qui, di Granite Falls. Sparirà Holly. Che dà il benvenuto. Oh, ma dove è andata Holly? C'entra la visuale. Ah, allora. Calma. Non possono prendere da bere. È proprio salita su. Con un balzo, come ha fatto? Vabbè. Quindi, se non possono, vuol dire che il tavolino è messo male. Perciò lo mettiamo bene. Prendiamo l'espumagria, va. No, ecco, un altro regalo. E allora. E niente, bisogna spostare la sedia. Cioè la poltrona. No. Niente, così per forza. Così. O così. O niente. Allora, richiedi ad Holly. Così almeno scende l'espuma. Mamma mia, che vento. Oh, lo vedi che adesso Holly si muove? Serena, vieni qua però. Vuoi venire qui? Grazie. Non è che possiamo far fare tutto ad Holly, Ah, ecco, sarebbe per lei. E allora tu prepari una bevanda, va. Ecco, prepara una bevanda preferita. Ah, giusto. Non può perché è incinta. E vabbè. Vabbè, che ne dici di cucinare un bel dolcetto, dei biscotti? Vediamo un po' se li. No, insieme non li fanno. Proviamo a vedere. Cucina insieme a Polly. Che cosa? Dei dolcetti, dei biscotti volevo fare. Cioccolato, no. Grissini, no. Biscotti allo zucchero, semplici semplici, dai. Oh, quanto sono contenta che sei venuta nella mia nuova casa. Mi dispiace per Gomez, penso a Mortisia. Vediamo un po' che sentimento c'è. Amicizia in occasione di una perdita. Eh già. Vabbè ragazzi, ma è la vita, La voglia te. Vabbè, non ci pensiamo. Oh, basta, andate a cucinare però. Dai. Vediamo se ci riescono a cucinare insieme. Non ci sono mai riusciti i miei Sims. Vediamo se ci riescono stavolta. Non ci pensano proprio.
Che dici? No, eh? Vabbè, ho capito, Selina. Cucina da sola. Vai, porta bianca. Mi sa che sono andata un po' avanti. No, non li avevo visti. Ah, però se faccio con nome. Biscotti con scaglie di cioccolato, va. Vediamo si muove qualcosa. Vabbè, dei biscotti li stanno facendo, poi vediamo che esce fuori. Oddio, me la sono persa. Allora, accendiamo lo stereo. Facciamo un po' d'allegria. Ascolta. Hip hop. Vai. Ok. Allora, ma questa mi piace come macchina del gas, perciò. Oh, ecco qui. Quindi li mettiamo qua e facciamo chiama a tavola. Raduno per la cucina di gruppo ormai. Vai, vai. Onni, tu non li mangi i biscotti? Però facciamo regola il volume minimo, va. Ecco qua. Oh, che bello, finalmente un po' di serenità. Ci facciamo due risate. Era ora. Vabbè. Però ferme proprio mai, eh. E vai dai a bere. Che ti prepari? Questo intanto li mettiamo qui, eh. Poi vatti a sedere, per favore, siediti insieme. Anzi no, facciamo così, siediti insieme qui. No, 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 troppo tardi. Allora, prima che fanno qualche guaio. Allora, parla del club amiche. Gergazens, Pishanoi, Jeruk? Ah, Lumpa! Sono molto soddisfatta per la nostra amicizia. Eh sì, anch'io. Il club amico è ottimo per passare del tempo insieme. Selina Oh, Pitt è una Jeruk! leader lungimirante. Lob apple! Wow, grazie. Perché non vi Wesimbu fate un selfie? Panarse! Waxindor! Oh, mi è venuta una Narfa, sete da dinosauro Yasuwa, proprio. Tizor! Onehafaza! Vabbè, ma tanto la perdita è pure la tua, Abinor! scusa, eh. Quasib! Quasib! Abinor Yigla! Allora, Let him moo! In a pleave! facciamo Sba! così. Anorfa! Flomor! Scatta una foto con Olli. Vai. Che ne dici di farci un selfie? Adi! Oh, guarda che carine. Vediamo. Qua. Ecco qui. Molto bene. Scuma. Senti, ma secondo te Nibs. io e Jacopo riusciremo a tornare Molly insieme? Nibs. Ma onde tu è andata nel frattempo? Ah, ecco, sei seduta. Io ho così paura per questa relazione, ho così paura per il futuro. Vedrai. Ma io sono convinta che lui ti ama, sai? Ho visto come guardava Britney quel giorno. E a me sembrava più una scappatella. Ma insomma, ci è andata a vivere insieme. Insomma, proprio una scappatella, non direi. Non mi sembra proprio da scappatella.
Ma quella mi dà proprio l'aria della smorfiosa, guarda. Hai ragione. È tutta apparenza. Sono d'accordo con te. Vai, scateniamoci. Olly. Olly, ma a te piacerebbe avere dei bambini? Wow, sono aperta all'idea di avere figli. Ecco. Selina, vai al bagno, sennò facciamo come a Capodanno, eh? Vai. Brava. Capirai, deve fare le scale. Olly, che ne dici di prendere le chiavi di casa? Sì, mi sembra un'ottima idea. Così potrai venire quando vuoi. Allora, accendi tutte le candele. Perché adesso sì, Sono le 8. Ma che ne dite di cenare? Insieme? Allora, vediamo un po'. Chiedi ad Olly di cucinare per tutti. Stavolta cucini tu. E cucini questo qui. Facciamo per quattro. Mamma mia, comincio ad avere una fame mostruosa. Non scherzo, sai? Ok, e allora vai a cucinare, vai. Che bello. Intanto io ballo. Oddio, no, gli stai riprendendo male per la gravidanza. Ma tu pensi che io sarò una buona madre? Ho così paura, sai, crescere un figlio da sola. Meb. No, Tu pensi che andrà tutto Sarpy. bene? Non so, i pannolini. Doiamoi. Bevamoi. Ma sì, vedrai. Vedrai. Intanto adesso gustiamoci questa bella cenetta. Oh, prendi una porzione insieme, finalmente. E basta bere. Vepna. Ho detto prendi una porzione insieme. Olly. Niente, mangia solo seline. E vabbè. Facciamo così, almeno siediti insieme. Sperando che viene. Oh, meno male, va. Tu c'hai il biscottino. Evidentemente Olly non aveva fame. Sai, un giorno di questi vorrei chiamare Jacopo. Senti, Selina, capisco la gravidanza, ma non ti sembra di esagerare? Di avere una reazione un po' troppo spropositata? Adunda, Womberg, Reinick, Abbiamo divorziato, non so Meshulonisig. se tornerà con me. Ma chiamalo, dai. Che cosa ti importa? Anzi, perché non lo fai adesso? Warrig, Stai scherzando, vero? Amiyash, Blorab. No, no. Non scherzo affatto. Doroi. Adunda, Allora, Womberg, provo, spero che non mi Reinick, riduca come una lattina Meshulonisig. schiacciata come l'ultima volta. Prova, dai. Proviamo. Allora, chiacchiera con Jacopo. Sensibi Kinnikil. Ciao One Jacopo, Thread volevo sapere come Gepara. vanno le cose. Unzirpa Flus. Iwata. Rivederti. Demei. Che ne dici Aya. se ci vediamo un giorno Gorobeini di questi? Shorg. Non Zimze so. Jaws. Framboi Andiamo da Ukinik. qualche parte a prenderci Trip. un caffè. Io Fluhane Nurska. ho tolto il Dimma. baffo perché sennò non si può. Oh, sono così stanca. Sì, ma com'è andata, scusa? Ah, adesso sì. Adesso va proprio molto meglio. Oh, che vergogna, mamma mia.
Non sai che emozione che ho provato. Guarda quante bibite hanno preparato, mamma mia. Sono pazze. Allora raccontami com'è andata. Ha fatto il vampiro come al solito. Ha lanciato qualche bomba. O è stato pigro come un orso? Ma no, mi ha detto che possiamo uscire. Beh, cara mia, mi sembra un ottimo inizio. Ma parleremo solamente, sai. Non pensare che succederà qualcosa. Che insomma ci baceremo come dei lama, oppure che ci ritroveremo in mutande, ecco. Oh, sì, sì, certo. Come no. Non dici credere. Sì, sì, certo. Ah, guarda che dico sul serio, non sto scherzando, sai. Non mi va di scivolare di nuovo nella stessa relazione pericolosa. Credo che sia piuttosto tardi. Penso che adesso dovrò andare. Ciao, ci sentiamo. Molto bene, ragazzi. Direi che per questo episodio è tutto. Aspettiamo questo appuntamento con Jacopo. E vediamo un po' se riusciranno a tornare insieme. Guardate che bello. C'è pure il faro. Cambio della relazione. Hanno avuto dei problemi. Questi hanno sempre dei problemi, ma poi alla fine stanno sempre insieme. Intanto i fan le fanno un sacco di regali. Benissimo. E c'ha del lavoro da svolgere. Va bene, lo faremo la prossima volta. Noi allora ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un bacio. E ci vediamo presto. Ciao!